per me il più completo attore italiano. Così da bambino, così ancora adesso, dopo una infinita serie di successi in ogni campo dello spettacolo, a chi è incastrato Peter Pan? Gigi Proietti! Maestro, che piacere! Buonasera a tutti! Sei entrato con febbre da cavallo, Sarva de Mandrà! Sarva de Mandrà! Allora, bambini, Gigi Proietti... Ciao! Gigi Proietti, lo conoscete per varie ragioni voi, anche perché, vabbè, magari lo scopriremo nel corso della chiacchierata, se mai lo volessero chiedere. Per me è stato un punto di riferimento fondamentale in tutto quello che ho avuto il piacere di vedere e di provare a fare. Lui e il grande maestro Alberto Sordi, proprio legati insieme, beh, una cosa buono, che è una grazia di Dio proprio. Chi vuole fare delle domande a Gigi Gaga, capirai chi è? Ok, Benedetta! Me la fai la voce del genio della lampada di Aladino? E già io doppiai il genio della lampada, in Aladdin. Ma adesso ci vorrebbe la base, comunque cerco di ricordare un po' le parole. Nemmeno coi 40 tuoi ladron, Alibaba e ricco quanto te. Il cielo t'ha aiutato, sai che... La tua magia è un certo non so che... Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Insomma, adesso come fate a fare? Detto a me. Vengo? Sì. Ieri, sì, quando sei passato da qua per capire cosa sarebbe accaduto della tua vita in questa sede, sì, me ne ha raccontata una. Io ti prego Dio. Siamo nell'orto degli ulivi. Ah, beh, ma non beh, si può. Ma sì, ma perché mica è blasfema, ed è... No, perché, ma insomma, se, ti prego, la posso dire? Sì, devi. Mi viene caldo. No, sì, in effetti non è blasfema, ma no, è semplicemente Gesù che dice: sento che uno di voi mi tradirà. E allora si avvicina San Pietro e dice: maestro, sarò io che tradirò, sarò io. No, tu sei Pietro, sulla tua pietra fonderò la mia chiesa. Poi va San Giovanni: maestro, sarò io che tradirò, sarò... No, tu Giovanni dovrai diffondere il verbo alle generazioni che verranno. Poi va Giuda: maestro, sarò io che tradirò. Ma insomma, beh, anche nostro Signore poteva prendere in giro. Faceva ridere. Che cazzata. Allora, è carino, è bellissimo. E me lo conosci, Antonio Giuliani? Sì, beh, lo conosco non di persona, però l'ho visto varie volte, molto bravo. Perché è un amico tuo? Sì, perché mio papà c'ha il numero di telefono. Addirittura. Hai capito. E lo fa ridere pure per telefono. Asia! Perché hai tanti capelli? Sei vecchietto. Perché c'hai i capelli? Non ho capito. Perché hai tanti capelli? Sei vecchietto, indossi la parrucca? No, stamattina anzi non l'ho messa. Comunque se fosse questa ti sta bene. Ti sta bene? Ti sta bene. Siamo tutti e due, certo, quando punto... diventi un po' più vecchietto ti vengono i capelli bianchi, vedi, anche a me stanno venendo qua. A lui stanno venendo un po' dappertutto, ma insomma è il tempo che passa. Posso dire una cosa adesso in confidenza? Prego. Quando cominciano a venire, è roba di pochi giorni.
Esatto, è un attimo, e l'innevata è fatta. Ci metti 40-50 anni e poi ci sono 3 giorni per fare. Dimmi, vabbè. Dai, Alberto. Lo sai, la nonna si vede tutte le tue puntate di Maresciallo Rocca. Ah, grazie, grazie. Beh, sto Maresciallo Rocca ancora va avanti. Ma che stai scherzando? Infatti quando ho cominciato non avevo i capelli bianchi. E poi piano piano è diventato Rocca Candida. Rocca Candida. Dai, Daniele. Di, tocca a te. Daniele. Te fa ridere tutti, ma te che ti fa ridere? Ci sono tanti che mi fanno ridere adesso, però non vorrei, sai, se dico un nome di uno che mi fa ridere, poi gli altri si offendono, capito? Credono. Dille però, tutti. Dille tutti, fai prima. Ma tutti saranno centinaia, come si fa? Dobbiamo, cioè, la trasmissione. Mi fa ridere, posso dire un nome? Ma che figura? Mi fa ridere Frassica, per esempio, mi fa ridere Crozza, mi fa ridere. Beh, mi fanno ridere. Mi fa ridere lui. Lui mi fa ridere. Ma io ti faccio ridere. Mi fai proprio ridere. E Yab? Tua moglie si arrabbia quando sul set baci le altre. Le altre ragazze? No, adesso ultimamente faccio parti, faccio dei ruoli che non prevedono tanti baci, onestamente. Però non si arrabbia perché sa benissimo che è una cosa finta, che non è vero. Dimmi, Vincenzo. Sei felice quando ti fanno gli applausi? Fatemene uno perché così mi rendete felice. Grazie, grazie. E io ringrazio. Ah, a proposito di attori, io credo che il maestro Laurenti, che conosci, sì, abbia delle forti possibilità di essere. Ha fatto anche dei film, ha fatto delle cose. Credo anch'io. Mi piacerebbe se potessi cogliere in lui qualcosa che si possa migliorare, magari. Secondo me è abile, ma è Luca. Fare... Maestro, venga un attimo. Il maestro Proietti, Luca Laurenti. Buonasera. Come va? Come no, ma io mi ero preso al punto delle cose, volevo farlo con i bambini, ma degli, per una questione di. Si chiama. Lo guardo qui, non siamo c'è circondati. Ci sono due pubblici. La mimica facciale. Mimica facciale. Uno dà delle indicazioni e dice con la faccia devi esprimere qualcosa. Vuoi provare con i bambini anche? Vediamo un po'. Vieni te, vieni Marco. No, vogliamo. Possiamo vederli pure tutti insieme. Io ok, dire, prima tutti insieme. Se io vi dico fate una faccia triste, triste. Fate la faccia triste, triste. Vediamo. Vediamo, un po'. Vediamo, vediamo. Ma come piangi? Vincenzo, ecco, quella non è triste. Vincenzo fa la faccia triste. E quello è un castoro che si sta allattando. Ce la faccio. Adesso fate la faccia invece allegra. Allegra. Senza voce, soltanto la faccia. Bravo, vedi? Allegri, via, via! Tristi! Ok, perfetto, vediamo adesso so con l'allievo. Io mi sono segnato alcune cose perché sai, a volte. Per esempio, uno sguardo, un aspetto per dare l'aspetto, il senso di una persona sediziosa. Un sedizio, sedizioso. Che sedizioso sarebbe uno che così è pronto alla sedizione. Sedizioso? Alla ribellione, via. Ah! Solo la faccia però. Mica male. Mica male, oh. Bravissimo. Accidente. Proprio sedizioso, Che cosa? Adesso irreprensibile. Bravissimo, gli è rimasto un po' desedizioso, sì, dentro. Sì, cioè, rimane un pezzettino, ma è giusto. È giusto. Questo. Oh, adesso, infingardo. Infingardo, sono cose a me, cavoli. Infingardo. Questo è sedizioso. Infingardo. Infingardo. No, qua la faccio. Infingardo, vabbè, ci possiamo accontentare. Adesso attenzione, ermetico, che non è il dottore, quello è ermetico da mutua. Ermetico. Ermetico.
È un ermetico, è un dottore ermetico, sedizioso, sedizioso e anche infingardo. È anche infingardo, ce le ha un po' tutte. È uno straordinario interprete. Ma lui secondo me è bravo anche sul doppiaggio. Prima di tutto sentiamo un attimo la voce e dire, può dire due parole arcane. Arcane? Arcane. A quello di prima? Al suo? Quale suo? Arcane. Quella con arcane, arcane. Due parole arcane. Arcane. Cioè, ma io devo dire due parole arcane. 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 Sì. E portate a me il cane, gli dico. Senza cane, che gli dico io? Quello di prima, quello che c'era aperta la punta, il bassotto. Non è quello. No, era un'altra cosa. È un'altra cosa. Significa nel doppiaggio. Misterioso. Esatto, vabbè, comunque. Nel doppiaggio ci sono delle frasi. Sapete cos'è il doppiaggio voi ragazzi, bambini? Doppiaggio è quando c'è un film, che ne so, in inglese, poi si traduce e il doppiatore lo mette la voce. Ha fatto un gatto. Magari il gatto ha fatto Shark Tale. Lui ha fatto delle... Il topo, ha fatto un sorcio. Il topo, ha fatto il sorcio. Lui. Sì. Ma quella è Stuart... Vabbè, magari però quando capita un doppiaggio molto serio, io facevo doppiaggio tanti anni fa, capitò una volta di dire una frase che magari uno la... che nel doppiaggio non puoi farlo con i tempi tuoi, devi recitare con i tempi di quello, esatto, che doppi, e quindi se quello va di corsa, devi andare di corsa, certo, te la puoi aggiustare. Certo. Ed era uno che di corsa veniva e diceva, c'era una donna che stava in pericolo, e questo doveva dire, forse però Pietro potrà proteggerla. Forse però Pietro potrà proteggerla. Che mi traduci tu? La stessa cosa, no, per dire, e lo doveva dire però di corsa. Ma devo doppiare chi? No, doppiare uno, dire la frase e poi dopo uno se la prova così e poi vai, ciac. La forse potrà Pietro, potrà, come? No, forse Pietro potrà, com'è? Forse però Pietro potrà proteggerla. Vai! Forse però Pietro potrà proteggerla. Forse però Pietro potrà proteggerla. Forse però... Forse però Pietro potrà. Ma se lo dà a chiamare Mario questo? Però ci siamo. Vabbè. Deve prepararsi. Pietro potrà proteggerla. Non male. Vabbè, bravo, complimenti, la ringrazio. Arrivederla, mi raccomando. Tanti complimenti. Maestro, a lei. Sinceri. Maestro, so che forse però Pietro potrà proteggerla. Mazza è tosta. Oh. Chi lo vuole dire? Chi è che deve chiedere altre cose? Vai, Benedetta. Io. Perché dicevi sempre 18, 18, 18? Che? È una barzelletta questa. Quale? 18, 18, 18. Ma la... 19. No, ma che state a dire? È una vecchia barzelletta che lei ricorda. Non ricorda benissimo perché tu sei diventato famosissimo sulla rete. Perché le barzellette uno le racconta a un amico e c'è qualcuno che ti riprende col cellulare e poi ti sbattono sulla rete. E certo, sei diventato famoso sulla rete a tua insaputa, sei un po' lo Scaiola della rete. Sì, non mi danno gli appartamenti, ma però insomma sempre a tua insaputa.